Ciao a tutti e bentornati alla nostra carriera allenatore con la Sampdoria. Siamo nel terzo episodio. Nell'episodio precedente abbiamo vinto il trofeo estivo, abbiamo preso un bel po' di giocatori, anche se uno mi sa poi col diritto di riscatto l'anno prossimo. Vediamo di andare avanti col mercato, vediamo cosa succede. Vi ricordate che abbiamo provato a fargli, diciamo, a chiedere i 5 milioni in più, non ci hanno dato, cioè non ci hanno neanche offerto altri soldi, cioè non, per dire, non ci hanno neanche detto se vuoi ti do questi. Ci hanno detto direttamente di no e basta. E questa è una cosa che mi ha lasciato un po' così. Qua c'è un'offerta per il trasferimento per Pedro Pereira che ieri ha fatto l'assist a Muriel. Io sto registrando lunedì, non so adesso quando esce il video. Cos'è? Trasferimento, prestito per 2 anni, direi che può andare Pedro Pereira. Giocatore mandato in prestito, ok. Qui dicono che ci sono dei giocatori da osservare. Benzia mi piacerebbe, però Benzia per esempio è arrivato, mi sa, adesso a Lille, perché l'anno scorso era a Lione. Più che altro ci serve ci serve almeno un altro difensore centrale, cosa che io però non vedo. Vabbè, qui in Bakoko abbiamo già chiesto il prestito col diritto di riscatto. Vediamo se andrà in porto questa operazione oppure no. È finito la squadra di recente, quindi non vogliono cederlo, giustamente. Vediamo cosa succede, ma il 23 inizia il campionato, so, qui Van Beek. Ah, c'è un'offerta per il trasferimento, bene. Mesba 900.000, io provo a portarglielo al 1.100.000, come è di fatti il cartellino di Mesba. Mal che vada mi dicono che ho accetto questi, ma non accetto niente, accetterò comunque. Però se riusciamo a strappargli di più, insomma, tanto di guadagnato. Qui offerta di riscatto, non la vogliono accettare. Aggiornamento da Olanda, che a volte porta dei bei talenti. Questo Andersen no. C'è questo Veltman che non sembra niente male. Però vabbè. Seguiamolo e chiediamo informazioni, vediamo un po'. Io non so quanto è il suo totale. Ah, non avevo ancora finito. Vediamo, in attacco niente, io voglio più concentrarmi sui difensori sinceramente, perché lì abbiamo il buco. Qui no, vabbè, Marin, vabbè, poi Dragovic e Van Beek li abbiamo già visionati nell'altra relazione. Sono contento perché stanno arrivando le offerte per i giocatori, perché se non arrivano quelle davvero Dio, 15 milioni, quindi è forte. Ma comunque non raggiungibile. Inoltre io avevo intenzione di provare a fare una cosa. Adesso che Der ritorna, cioè al C8, ma può giocare, andrà lui ad essere allora, facciamo così, così non perdiamo. Non perdiamo tempo. Soriano andrà qui, Ceballos che può fare anche il COC lo metto qui, Eder a sinistra, poi ovviamente Eder è un attivo, può fare anche il trequartista, anche se io lo vedo più come ala. Se mi accorgo che Ceballos COC non va, poi andrò a mettere Eder trequartista o proveremo. Allora, vabbè, andiamo avanti perché come vedete ci manca solo il difensore centrale.
e una punta se proprio non ci accontentiamo di Muriel, che secondo me per il primo anno va più che bene. C'è un aggiornamento dall'Italia. Vabbè, 925.000, sono riuscito ad alzare di 25.000. Non voglio rischiare di perdere anche questi soldi, anche se sono pochi. Ho trovato giocatori. Ali Adnan è forte, mi piace, ma il terzino ce l'ho già. E poi comunque è appena arrivato. Gyomber è appena arrivato. Capradossi no. Roberto Insigne, penso che sia la brutta copia di Lorenzo. No, raga, non ci sono giocatori che fanno il caso nostro, se non Economo, che comunque mi sembra un giocatore carino. Io lo tengo sotto osservazione. Purtroppo, ragazzi, quando hai speso abbastanza per, tipo, abbiamo speso un po' per le ali perché non avevamo ali. Ah, prima che finiscono i giorni disponibili per l'allenamento, facciamo questo allenamento. E vediamo. Muriel l'ho allenato già 2 volte sul colpo di testa e direi che basta. Io direi alleniamolo sulla creazione delle occasioni. Poi alleniamo Ceballos, vediamo se sta proprio male in qualche punto. Io direi sui passaggi lunghi sta abbastanza male. Visione veloce ne ha tanta, vabbè, la facciamo allenare con un maestro dei passaggi. Poi direi allenare anche Bernardeschi perché tanto non fa mai male. Vediamo. Qui mi sembra che lui sia abbastanza scarso, perciò lo faccio allenare anche lui in creazione occasioni. Vediamo il centrocampo difesa. Chantei, i difensori non allenati proprio, almeno qualcuno lo alleniamo. Facciamogli un rondo bello generale. E poi centrocampisti. Correa, io direi, ragazzi. Correa ha un margine di miglioramento assurdo. Anche se avete visto il gol che ha sbagliato ieri, ha fatto ridere anche me. Ma ragazzi, capito, ha 20 anni questo ragazzo. Visione mi sembra che ne abbia poca, perciò i passaggi filtranti vanno più che bene. Scusate, sono qua raffreddando un po' la voce nasale. No, insomma, quello che va meglio è lui, Correa, gli altri D, C, CD, comunque non ci sono insufficienze. Scusate, perché ho proprio il naso chiuso, sto registrando proprio perché non volevo arretrarmi troppo. C'è un aggiornamento in Inghilterra, vediamo prima Economo, vogliono 6 milioni, buonanotte, ti do 6 milioni. Ti posso offrire tipo, no, 2 milioni sto esagerando, facciamo 2, facciamo 3, proprio perché sono buono. No, perché non... Vabbè, facciamo 2 e 2, ecco. Però gli diamo tipo qualcuno, come... Ma Regini io ancora non l'ho dato. Diamogli Regini. Che dovrebbe, insomma, essere abbastanza, anzi forse anche in sfavore nostro lo scambio. Abbiamo venduto con Mesba 775.000 euro al nostro budget. C'è un altro aggiornamento da Francia, l'offerta è troppo bassa. Sono interessato al giocatore, ma vogliono 3,9 se... Ti posso fare 3 e 1, non di più. Economo è un giocatore che a me piace, per carità, ma non è che abbia il potenziale di quelli immensi che dice ci spenderei anche 10 milioni o 20-30. Però se prendiamo lui, immagino, Widmer al Paris Saint-Germain, oddio. Però se prendiamo lui, insomma, non possiamo prendere nessun altro. Io volevo vedere anche una punta. Ma prendere una punta significa che devo prendere per forza con il mi sfugge con il prestito con diritto di riscatto e molte squadre questo non lo fanno. C'è questo Ben Ali che è cedibile in prestito in scadenza. Vediamo quanto ci dicono perché non mi sembra malissimo le statistiche. Magari mi sbaglio. Però insomma, anche prenderlo come riserva andrebbe comunque bene perché avere solo Muriel,
con l'idea che si deve sdoppiare, non fa molto bene. Ecco, cioè iniziano ad arrivare adesso le offerte. Ivan, no, mi faccio il bastardo, provo ad alzarlo con 400. Vediamo se... Ah, ma datemi almeno il cartellino, non fidemi di meno. Benali, 825.000. Facciamo così. Gli faccio un prestito e il diritto di riscatto che non credo che accetterò per l'anno prossimo per 825.000. Glielo faccio così magari possiamo valutarlo, perché 20 anni le statistiche non erano proprio malissimo. Perciò proviamo, vediamo come si evolve la situazione. Intanto c'è, ok, ha accettato il Bologna, solo che ha accettato forse un po' tardi. Mettiamo un giocatore importante. Insomma, se si chiude economo, siamo riusciti a tappare anche l'unico buco che c'era lì in difesa. Cristi ci vuole giocare, Dermi dice che è in grado di giocare e io lo prendo sulla parola. Cristicic partirà dalle riserve sicuramente. L'aggiornamento Olanda poi lo vediamo dopo. Perché, ragazzi, c'è un evento molto importante. C'è la prima di campionato della nostra carriera allenatore. Qui iniziano le partite che contano dopo il precampionato estivo. È importante partire bene, anche se insomma il Carpi non è una grande squadra, ovviamente essendo promossa è la prima volta che è in Serie A, però fidatevi che su questo FIFA non si può mai sapere, perché sono insomma sono consapevole di quanto sia diabolico questo FIFA, perché io ci ho giocato anche prima di iniziare questa serie. A me sembra abbastanza ok, a parte che voglio portare anche Barreto in panchino. Mi ero dimenticato che era entrato dalla nazionale. E poi c'è Palumbo, Cassani. No, vabbè. Io direi che possiamo andare tranquillamente così, perché voglio provare questa che è proprio la titolarissima. Poi ovviamente ci saranno dei cambi in corso. È tutto pronto per la prima di campionato. Ci vediamo in campo. Eccoci qua, Sampdoria Carpi, Serie A Team, prima giornata. Molto importante, ragazzi, molto davvero, perché ci serve soprattutto per il morale, per partire bene, perché certo un pareggio, una sconfitta sul piano della classifica non farebbe, diciamo, non graverebbe molto, però partire bene è anche una cosa molto positiva, ovviamente moralmente, che per i nostri giocatori credo che voglia dire tanto. Avanzata del Carpi, che prova l'iniziativa molto bene Antei. Occhio che c'è il buco per Muriel adesso. Muriel in posizione regolare. Muriel, Muriel, Muriel destro! La parata. C'è Soriano! Il vantaggio della Sampdoria col capitano Roberto Soriano. Subito avanti, è una cosa importantissima. Soriano fa il violino come gira. Questo che li ripaga Ancora tutti. Muriel, decisivo Giusto al momento giusto. in questa prima parte, primissima parte di stagione. Importante sempre Tira, giocare con il ribattuto, fisico. bravo Soriano a trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Siamo 1-0 adesso. Ed ecco dunque. Pasciuti alla bandierina. Palla in area di rigore, Viviano sicuro. Nessun problema per lui. Impresa. Bellerin, Soriano, Bernardeschi, Fernando ha visto Eder in profondità, lo serve, Eder gran controllo, poi Robertson, Soriano. Soriano, Bellerin, il Mister tocco di Bellerin Bellerin è sempre buono, pronto c'è Soriano messo giù, c'è un calcio di punizione molto importante, bravo per Roberto, anzi è Muriel, perché ho letto Soriano, non so perché. Calcio di punizione lo batte Fernando, specialista nei calci piazzati. Ma Fernando sulla barriera e Berkic in presa sicura. Matos sulla fascia sfida Antei che si sta comportando bene in questo primo tempo. Solo che ora si fa saltare perché ho appena parlato. Attenzione, Pasciuti in area destro, bello! E c'è un miracolo di Viviano. Che cosa ha preso Viviano, ragazzi? Mamma mia! Poi c'è fallo su Antei, calcio di punizione. Antei
Ha iniziato bene il primo tempo, ma adesso si è fatto sorprendere. Attenzione a Marrone che può partire. È partito Marrone. Bravo Antei. Recupera il pallone. Fernando, il suo tocco per Eder. Eder è partito. Eder in area di rigore. Eder la mette. Passa tutta l'area e va in fallo laterale il pallone. Qui passa Lollo molto bene. Bakogu in area di rigore. Bakogu ancora lui. Secondo palo. C'è questo anticipo perfetto da parte di Bellerin, però non è fallo, attenzione. E c'è l'1-1 del Carpi con Lollo. A me sembrava fallo, sinceramente, quello su Fernando. Boh. Siamo costretti a rincorrere di nuovo, anzi, a cercare di nuovo il vantaggio. Adesso è 1-1. Finisce il primo tempo, finisce 1-1 con un gol un po' dubbio da parte loro. Ma insomma, ci stanno gli errori arbitrali, quindi purtroppo dobbiamo accettarli. C'è Ceballos che non mi è piaciuto come COC, ma boh, proviamo la sinistra e proviamo a vedere qui, vediamo come va. Allarga tutto per Bellerin, gran controllo di Bellerin. Passa Bellerin dentro la rigore, Bellerin li supera tutti, la mette in mezzo, sicuramente un bel calcio d'angolo l'ex Arsenal, cioè è ancora dell'Arsenal. Nostro se lo riscattiamo. Viene mostrato nuovamente il gol con cui hanno trovato il Va pareggio. Fernando alla bandierina. Palla forse troppo sopra il portiere, infatti Berkic ha una presa facile. Brutto controllo. Proviamo a ripartire Antei, bravissimo Antei. Poi Ceballos continua l'azione, il suo tocco per Eder, che passa su tutti. Eder col sinistro. La palla esce di pochissimo, grande giocata di Eder. Partirà Rimessa così. laterale in favore del Carpi. Lazzari, Martigno, cross in area, attenzione a questo colpo di testa. Stava Certamente adesso la per pressione. segnare il Carpi immediatamente perché stiamo letteralmente dominando la partita. Soriano stavolta alla bandierina perché non c'è più Fernando, lo batte come l'ha battuto lui, troppo sul portiere. Muriel, ancora Muriel. Palla d'uovo, attenzione, Tiro di attenzione. Muriel, deviato, ma c'è Berkic. Tempo per il portiere. Muriel ancora, accelera Muriel, stanco però. Allora deve aspettare aiuto, arriva in Soriano questo aiuto. Soriano rischia di perdere la palla, poi la affida a Barreto. Barreto ancora, il suo tocco. Robertson! All'ultimo, negli ultimi 2 minuti! Robertson! Un uomo che non si saresti mai aspettato, il gol del terzino sinistro. Impazziti di Che furia. probabilmente decide questa partita, grande palla di Barreto. Esplosivo Pier, con il gol più esaltante. Ma meritato il vantaggio Da un'altra angolazione. per una grande Sampdoria che adesso è sopra 2-1 e mancano 2 minuti alla fine. Gianassari, questo punto. Siamo nei minuti di recupero. Attenzione che avanza il Carpi con Spolli. Riusciamo a rubare palla ancora. Attenzione alla palla per Correa in posizione regolare. Correa! Segna anche Correa. Il gol del 3-1. È una grande Sampdoria questa. Gli ho dato fiducia, l'ho fatto entrare e mi ha ripagato benissimo Correa. 3-1 è totalmente chiusa adesso. Aspettiamo solo il fischio finale dell'arbitro che dovrebbe arrivare a momenti. E arriva infatti in questo istante. Finisce 3-1 Sampdoria Carpi. Ottima partenza in campionato. Come vi ho già detto, sto giocando a campione. Poi, ovviamente, ora abbiamo vinto 3-1, ma io conto che è il Carpi. Poi, se tipo vediamo che iniziamo a vincere 4 consecutive o 5 consecutive in campionato, allora poi diventa. È perché è troppo facile poi quello. Perciò, poi, se nel caso, provvederemo ad alzare le difficoltà. Allora, non sono convinti per Benali, ma tanto ce lo danno quando dicono così, ce lo danno sempre. E loro accettano i 300.000 per Ivan, quindi continuano. Poi Economo ha accettato, ma questo quanto prende di stipendio? Vabbè, poi vediamo. Accettato Economo, quindi finalmente arriva anche l'ultimo difensore, se ne va anche Reggini.
Nuovo giocatore in arrivo, Cristicic mi ha detto che è deluso, ma non ci posso fare niente. Mancano pochi giorni alla fine del mercato. Ma io direi che arriviamo fino alla seconda partita, cioè arriviamo fino a quando ci sarà la prossima partita e poi chiudiamo, perché sennò ovviamente diventa davvero troppo. Vabbè, qui accettano Benali, abbiamo venduto Ivan, aggiornamento da Italia, ma ormai comunque non possiamo prendere più niente perché ho speso praticamente tutti i soldi. Ma, mi sa che, ma perché non ci fanno accettare? Dovrebbero farmi accettare lui. Ok, prende 5.000 di stipendio, non prende praticamente nulla. Permetti questo gioco. Puoi permetterti modificando. Ok, vabbè, lo faccio automaticamente. Sono proprio curioso di vedere. Tanto comunque, ragazzi, è in prestito, eh. Cioè, alla fine, se ci piace, nel prossimo lo prendiamo. Anche se so che già che non lo prenderemo. È un 64. Ma ragazzi, è giovane, ha 20 anni. E purtroppo, io, avendo comprato anche Economo, non potevo permettermi un'altra riserva di lusso, ovviamente. Perciò alla fine meglio Benali che niente. Insomma, questa è la mia filosofia in questo momento. Direi che lo mettiamo titolo, cioè in panchina sicuramente. Come possiamo aggiustare qui? Allora, sicuramente Palombo no, Barreto Cristici sì. Quindi loro due no, lui sì. Lui sarebbe praticamente l'esterno destro. Loro due centrocampisti offensivo. Lui la punta. E Cassano, come se mi potesse anche fare l'esterno a sinistra. Anche se a me, ragazzi, vi ho già detto che. Vabbè, proviamo a mettere dei vesti fuori per adesso. Vi ho già detto che a me Cassano non piace per niente. Perciò. Allora, dicevo, arriviamo a questa benedetta, avanziamo in questo benedetto mercato e poi vediamo. Allora, comunque vogliono Muriel, no, io non posso darlo perché andare a rioperare di nuovo sul mercato non mi sembra una cosa congeniale. Qui abbiamo conferenza stampa, poi c'è un messaggio, non so perché, boh, vabbè. Avanziamo, non dovrebbe più succedere niente praticamente. Ah, giocatori osservati. Ah, ci hanno rubato un giovane praticamente. Sì. Scommetto quello che aveva potenziale. E infatti, cioè, quello che potenziale 94 ce l'hanno rubato. Vabbè, io direi almeno di mettere in primavera questo, anziché casomai ci rubano anche questo. Peccato perché quell'altro era davvero un gran talento, quell'altro era anche made in Italy, insomma. Poteva essere davvero soddisfacente. C'è un'offerta per il trasferimento per Eder 9,5. Guarda, se mi danno 10. Sì, solo che dovrei uscire. Ecco. Se mi danno 10, io accetto l'offerta e potremmo anche prendere, insomma, un centrocampista offensivo a questo punto, perché Ceballos è il, come posso dire, l'esterno sinistro proprio di ruolo. Vediamo se si risolve qualcosa in questi giorni. Vediamo lo Stoccarda, accetta, prosegue con la trattativa. Facciamo passare un altro giorno, vediamo se lo vendiamo oggi stesso o no. Ok, ah sì, l'hanno venduto. Vabbè, l'hanno venduto, perciò io dico che si può andare a prendere un'altra ala. Un altro, scusate, centrocampista offensivo. A questo punto si può andare su Warprose. Però, ragazzi, Warprose non lo so adesso se è ancora disponibile. Questo bisogna vederlo.
Io vado a cercarlo, anche perché comunque non possiamo fare ancora niente. Perché se abbiamo la partita WarPros, diciamo così, rifacciamo l'offerta e poi chiudiamo. Li faccio un 9 perché voglio, anzi, facciamoli un bel 9 e 1. E poi lì volevo proprio essere sicuro di prenderlo. Li offro a destra che abbiamo. Abbiamo Bellerin. Vabbè, no, non posso dare lui. Vediamo. No, Koda non l'accetteranno mai. Allora, io voglio vedere chi abbiamo a destra, perché se abbiamo un altro oltre a Bellerin De Silvestri, io, perché so che è stato in prestito Pereira, io posso mettere anche in contropartita De Silvestri tranquillamente. Ah, c'è Cassani. Vabbè, dai, possiamo. Cassani è comunque un buon secondo. Perciò andiamo a cercare. Eccolo qua, c'è già qui. Andiamo a fare l'offerta per WarPros. Facciamoli un bel. Sì, domani. 8, sì. 9 e 1 più Lorenzo De Silvestri. Dovrebbero accettare sicuramente, per carità. Con questa bella notizia, con la vendita di DR. Credo la quasi sicurezza di prendere WarPros. Io vi lascio, chiudo questo episodio. Il prossimo episodio si aprirà subito col big match contro il Napoli, quindi dovreste essere ancora più vogliosi di vederlo. Grazie a tutti per la visione. Al prossimo episodio. Bella a tutti.